Bruttissimo Gunray e Darth Sidious vogliono uccidere i fichissimi Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, per poi invadere Naboo, pianeta natale della giovane regina Amidala. I Jedi come gazzelle fuggono dall'attentato, che grandi! Scappando sul suddetto pianeta, dove salveranno Amidala e la sua scorta da un attacco organizzato da Gunray. E si comincia. Mentre scortano la regina e le sue ancelle su Coruscant, vengono attaccate ancora, e che scendono su Tatooine per riparare la nave. Qui Qui-Gon libera lo schiavo Anakin Skywalker. Ritornati alla nave riparata, vengono assaliti da Darth Maul, scagnozzo di Darth Sidious. E che palle, non si può stare tranquilli! Ma riescono a fuggire. Wow, il barbone è bravissimo! La regina è in salvo, ma teme per il suo pianeta. Qui-Gon e Obi-Wan presentano Anakin al maestro Yoda e al resto del consiglio dei Jedi. Nessun maestro Jedi vuole addestrarlo perché il bambino li fa cagare sotto. Qui-Gon, ribelle e gangster, lo addestrerà per conto suo. L'ambiguo senatore Palpatine, con un escamotage, ottiene poteri politici infiniti grazie alla regina Amidala, fiduciosa del suo aiuto. No, non ti devi fidare! Si è fidato. Su Naboo comincia la battaglia tra i nativi e i droidi di Gunray. Big Explosions! Il pesciolone è inseguito dalla regina e i Jedi, accompagnati da Anakin, che è entrato in una nave per nascondersi. Come un pazzo f***uto distrugge la nave madre dei cattivoni, spegnendo tutti i droidi. Ha! Ma guarda che c***o! Amidala arresta Gunray e Darth Maul uccide Qui-Gon durante uno scontro estremamente coreografato. La tristezza! Obi-Wan vendica il suo maestro. Promette che addestrerà Anakin, il bambino che secondo la profezia riporterà equilibrio nella forza. La pace torna nella galassia.